Buonasera, ben ritrovati al TG2000, la persecuzione e il prezzo della testimonianza cristiana, così Papa Francesco questa mattina durante la messa a casa Santa Marta. E lo Spirito Santo ha detto a dare la forza di testimoniare Cristo anche tra le persecuzioni, quelle grandi in cui si arriva a dare la vita e quelle piccole come le chiacchiere o le critiche. E all'indomani della festa del 1° maggio il Pontefice è tornato su una delle sue più grandi preoccupazioni, la mancanza di lavoro. Ma colleghiamoci subito con Piazza San Pietro, dove si trova Cristiana Caricato. Buonasera Cristiano. Sì, buonasera da Piazza San Pietro. Ancora le persecuzioni nei pensieri e nelle parole del Papa Francesco, che questa mattina durante l'omelia a Santa Marta nella celebrazione eucaristica ha parlato di una particolare forma di martirio, quello che subisce chi è oggetto di chiacchiere e critiche ingiuste, a volte talmente violente che portano persino alla prigione. Attacchi che sono il prezzo della testimonianza cristiana, ha detto, ma che lo Spirito dà anche la forza per affrontare e sopportare. Nessuno scandalo, quindi la testimonianza porta sempre con sé la persecuzione, ha spiegato Papa Francesco. Ma sentiamo tutto nel servizio di Paolo Fucili. Ci vuole la forza dello Spirito Santo per essere testimoni di Cristo tra le persecuzioni che la testimonianza porta con sé. Francesco predica a Santa Marta, messa celebrata di buon mattino nella sua residenza. Lo dice il Vangelo di oggi. Vi scacceranno delle sinagoghe, anzi, viene l'ora in cui chiunque vi ucciderà crederà di rendere culto a Dio. E lui commenta. Anche il cristiano dà testimonianza, aiutato dallo Spirito, nella sua vita quotidiana, col suo modo di agire, e la testimonianza continua dai cristiani, ma tante volte questa testimonianza provoca attacchi, provoca persecuzioni. E di persecuzioni è piena la storia della Chiesa. Cristiani incarcerati e persino uccisi, ma ci sono anche le piccole persecuzioni delle chiacchiere, Francesco annota. Un terrorismo, aveva già detto in passato, molto in voga purtroppo anche in parrocchie e comunità religiose, eppure dentro le mura vaticane. Lui stesso le annoverò 2 anni fa tra le peggiori 15 malattie della curia romana, non senza malumori delle più alte cariche di essa. La misericordia di Dio, spiegò oppure un'altra volta a Santa Marta in toni più informali, è l'esatto opposto. Lui dimentica i nostri peccati, con le chiacchiere invece si fa la storia antica, medievale e moderna di una persona. Perciò, spiega in conclusione l'omelia di oggi, è bene chiedere aiuto allo Spirito Santo quando il nostro dar testimonianza a Cristo con la vita attira anche qualche malelingua. Che la mondanità, le cose facili, le cose che vengono proprio del padre, della menzogna, del principe di questo mondo, il peccato, non mi allontani della testimonianza. Ed è stato reso noto oggi che si terrà dall'11 al 13 novembre prossimo il giubileo dei clochard. I senza fissa dimora e coloro che vivono per strada saranno ricevuti in Vaticano dal Papa, che proporrà una catechesi e presiderà una messa per tutti loro. Questo giubileo particolare è stato organizzato dall'Associazione Fratello e, secondo il desiderio del Pontefice, si occuperà proprio delle persone più fragili e degli ultimi, di chi spesso è oggetto di esclusione e che è necessario che scopra invece di essere nel cuore di Dio e della Chiesa. Ma veniamo invece al tweet di oggi di Papa Francesco, che all'indomani del 1° maggio ha dedicato proprio al mondo del lavoro. Il problema del lavoro è grave, si legge nei caratteri dell'account Pontifex, grave per gli alti livelli di disoccupazione giovanile e perché a volte il lavoro stesso non è dignitoso. Un altro segno della grande attenzione del Papa a una delle emergenze più gravi di questo momento, non solo in Italia, in Europa, ma anche in tutto il mondo. E naturalmente ancora una volta l'attenzione del Pontefice va ai lavoratori e alla dignità del lavoro, come tante altre volte il Papa si è espresso. Ed è tutto da Piazza San Pietro, linea può tornare allo studio.
Grazie, grazie a Cristiana Caricato. E a proposito di lavoro, oggi dopo 5 anni di cassa integrazione sono tornati al lavoro 20 operai degli stabilimenti ex Fiat di Termini Imerese, i primi di un piano di rientro che riporterà in fabbrica entro il 2018 tutti e 700 dipendenti lasciati a casa in questi anni. E sempre da oggi un gruppo di giovani precari, volontari dell'Unitalsi, si ritroveranno a Lourdes per assistere i malati, pregare, ma anche per chiedere una grazia, quella del lavoro. Nicola Ferrante. La storia di Termini Imerese ricomincia alle 9 in punto di questa mattina. Ecco l'arrivo dei primi 20 operai ex dipendenti Fiat dopo 5 anni in riapri, battenti l'ex stabilimento del Lingotto, oggi nelle mani di un nuovo gruppo, la Bluetech, che grazie a un accordo con Invitalia ha varato un piano di riassunzione per i 700 metalmeccanici rimasti senza lavoro in cassa integrazione dopo la chiusura della fabbrica. Un dirigente del nuovo gruppo accoglie i primi 20 lavoratori all'ingresso, un gesto di speranza. A giugno saranno 40 a essere riassorbiti, così ogni mese, fino al reintegro di tutti previsto per il 2018. Fu la Lancia Y l'ultima macchina a uscire da questo stabilimento ormai nel 2011. Oggi chi torna a lavorare dovrà sostenere un corso di formazione per aggiornarsi e la soddisfazione si intreccia alla cautela. Siamo molto contenti, molto speranzosi, però non ancora soddisfatti. Saremo soddisfatti quando vedremo avviare la produzione al 100% e rientrare tutti i nostri lavoratori, compagni di lavoro, compresi quelli dell'indotto, che non vanno assolutamente trascurati. C'è però una certa emozione. L'emozione c'è sempre, sì, dopo 5 anni vorrei dire. Che anni sono stati? Ma anni di sacrifici, di ristrettezze economiche, però di speranza. Naturalmente oggi è solo un primo passo ed è l'inizio di quella speranza che abbiamo sempre avuto, ma da qui in avanti non bisogna abbassare la guardia, bisogna sempre stare allerta e vigilare sui vari percorsi che ci saranno da qui in avanti. Da chi il lavoro l'ha ritrovato a chi ancora lo cerca, 1° maggio sul treno per Lourdes per alcuni giovani volontari in cerca appunto di lavoro, accompagnano 400 pellegrini fra cui anche alcuni bimbi malati e vanno ai piedi della Madonna anche a chiedere un'occupazione che di questi tempi è come ricevere una grazia. Sono Giovanna Petrillo, sono di Sora, ho quasi 42 anni e attualmente la mia situazione lavorativa è precaria. Ho lavorato 15 anni in una ditta, poi c'è stata la crisi, quindi la ditta ha chiuso e mi sono ritrovata fuori dal mondo del lavoro. Tu sei disoccupata, sì. Serena, da quanto tempo? Da 7 anni. 7 anni e tu non sei più riuscita a ritrovare lavoro? No, è stata commessa in un supermercato, poi barista e poi non ho trovato più l'impiego. Se quando torno trovo qualcosa di stabile, per me è una grande cosa. Cosa ti auguri dal ritorno di questo viaggio? Di trovare qualcosa di stabile e sollevare soprattutto la mia situazione familiare. Tu non hai però doni agli altri, cioè tu non hai niente, però quel poco che puoi dare agli altri glielo dai. Ed ora la politica con il premier Renzi che dalla sua città Firenze inizia la campagna elettorale per il sì al referendum costituzionale di ottobre. Tutto questo mentre dal CIPE arriva lo stanziamento di 1 miliardo di euro per la cultura e di altri 2,5 per la ricerca. Augusto Cantelmi. Sceglie la sua Firenze, dove ha incontrato anche il primo ministro giapponese Abe, per lanciare la campagna per il sì al referendum di ottobre sulle riforme. Dal Teatro Niccolini, Matteo Renzi chiede la nascita di 10.000 comitati per portare a termine quello che considera il più grande cambiamento istituzionale del dopoguerra. Ho bisogno di voi per vincere la partita più grande, che è la nostra partita. Ed è non tanto la partita del referendum costituzionale, ma il fatto di tornare a dire che c'è un'Italia che dice sì. Le certezze del Premier non vengono scosse neppure dalla protesta davanti al teatro dei risparmiatori traditi di Banca Etruria, che bocciano il decreto del governo che prevede rimborsi fino all'80%. Il mondo è finito tutto! Hanno fatto delle cose che non dovevano fare e poi per pagare i debiti che hanno fatto hanno preso i nostri. E poi li rivogliamo tutti, non tassati un'altra. All'indomani della festa del 1° maggio si parla ancora di lavoro dopo il via libera del CIPE, il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, ad un piano da 3,5 miliardi di euro per la ricerca e la cultura.
soprattutto perché si completano i grandi progetti di questo paese che aspettavano da decenni una realizzazione. Da Brera agli Uffizi, Capodimonte, va avanti il progetto di Pompei, si investe sulle periferie urbane, si investe su un settore assolutamente nuovo che è quello dei cammini, la Francigena, l'Appia, i cammini religiosi di San Francesco. È davvero, insomma, è un grande investimento che aiuta il patrimonio e aiuterà la crescita economica e la creazione di nuova occupazione. Il caso Banche Popolari, crolla in borsa la Popolare di Vicenza e trascina al ribasso altri grandi gruppi italiani. La borsa di Milano è in rosso. Che cosa sta succedendo? Ce lo spiega Giorgio Schiavoni. La gente è stufa di mettere soldi in banche in difficoltà come la Popolare di Vicenza. È questa la lezione che viene dal tentativo odierno di quotare in borsa l'Istituto di Credito Veneto. Per mancanza di interesse del pubblico, infatti, è saltato il collocamento che avrebbe fatto affluire risorse fresche nelle casse dell'istituto. Borsa Italiana ha deciso che non sussistono i presupposti perché i risparmiatori interessati e gli azionisti preesistenti avrebbero posseduto solo il 3% del capitale, non abbastanza per creare un mercato di titoli da scambiare a Piazza Affari. L'unico soggetto veramente disposto a impegnarsi è il Fondo Atlante, creato di recente dal governo per aiutare le banche italiane in difficoltà. E con il fallimento della quotazione, Atlante alla fine sottoscriverà il 99,33% del capitale della Popolare di Vicenza, spendendo la metà dei soldi a sua disposizione. Un bruttissimo segno per Vicenza e la sua banca, ma anche per le altre popolari che oggi hanno subito pesanti perdite, con una raffica di sospensioni che ha riguardato anche altri istituti di credito italiani. L'esito del collocamento della Popolare di Vicenza getta un'ombra anche sull'operazione analoga da 1 miliardo di euro che Veneto Banca dovrà lanciare a giugno. Salvatore Girone sarà in Italia durante l'arbitrato avviato dal governo italiano davanti al Tribunale Arbitrale dell'AIA, prima svolta positiva nella lunga vicenda dei due marò italiani accusati dall'India di aver ucciso due pescatori al largo delle sue coste nel 2012 nel corso di una missione antipirateria. Il Tribunale ha accolto la richiesta italiana invitando le parti a concordare le modalità del rientro del fuciliere in patria. Massimiliano Latorre invece è già in Italia con un permesso speciale per gravi motivi di salute. 30 migranti sono morti nelle fasi di soccorso di un gommone alla deriva nel Mediterraneo, lo hanno ricostruito la polizia di Pozzallo, alcuni sopravvissuti, e cresce tra i migranti richiedenti asilo ai paesi dell'Unione Europea il numero dei minori non accompagnati. Massimiliano Cocchi. Erano arrivati nel porto di Pozzallo sabato sera 99 profughi soccorsi alcune ore prima nel canale di Sicilia dalla nave norvegese Siam Pilot. Poco dopo, nello stesso porto, una motovedetta della Guardia Costiera aveva sbarcato i corpi di due ragazzi centrafricani annegati durante le operazioni di salvataggio. Ma oggi si è scoperto che i morti quel giorno furono molti di più, almeno 25. I superstiti hanno infatti raccontato di essere partiti dalla Libia in 130, che il gommone aveva cominciato a sgonfiarsi e molte persone erano finite in mare. Chi non sapeva nuotare, hanno raccontato, è andato subito a fondo. Sempre le testimonianze dei sopravvissuti hanno permesso di individuare il presunto scafista. Un 24enne originario del Mali, fermato dalla polizia, dovrà rispondere di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e della morte dei 25 profughi come conseguenza di altro reato. Non sarebbe un trafficante, ma un profugo anche lui, che avrebbe preso accordi con i libici per condurre il gommone verso l'Italia. Accade spesso, infatti, che per non rischiare di essere arrestati, in cambio di uno sconto sul prezzo della traversata, i trafficanti diano una bussola ad uno dei profughi e gli chiedano di mettersi al timone. Un altro presunto scafista, un senegalese di 31 anni, è stato arrestato sempre a Pozzallo con l'accusa di aver guidato un gommone simile a quello affondato venerdì sera. Dall'inizio dell'anno sono così 55 gli scafisti arrestati e 16 hanno meno di 18 anni. Sono sempre di più, infatti, minori non accompagnati che chiedono asilo all'Europa. Nel 2015, secondo l'Ufficio Europeo di Statistica, sono stati quasi 90.000, una cifra 4 volte superiore a quella degli anni precedenti. In Italia ogni 2 minori che chiedono asilo, uno è senza genitori. Primi interrogatori oggi nel carcere milanese di San Vittore per i 4 marocchini arrestati giovedì scorso tra la Lombardia e il Piemonte nell'ambito di una operazione antiterrorismo. Tutti si difendono ribadendo l'assoluta estraneità a possibili attentati, ma le tesi degli investigatori restano immutate. Luciano Piscaglia. Restano in carcere, sospettati di progettare attentati nel nostro paese, i 4 presunti jihadisti di nazionalità marocchina fermati giovedì scorso in un'operazione antiterrorismo in Lombardia e Piemonte. Hanno respinto tutte le accuse, ma non hanno convinto il giudice per le indagini preliminari, Manuela Cannavale, che ha condotto questa mattina gli interrogatori di garanzia nel carcere di San Vittore a Milano.
Abderrahim Mutarrik e la moglie Salma Ben Sharki, residenti a Lecco, Abderrahman Kashia della provincia di Varese e Wafa Koraichi, abitante sulle sponde del Lago Maggiore, sostengono di non avere avuto alcuna intenzione di compiere attentati in Italia contro il Vaticano e l'ambasciata israeliana a Roma. Nelle intercettazioni delle loro telefonate con Mohamed Koraichi, latitante insieme alla moglie italiana e forse in Siria per combattere per il califfato, ci sarebbero, affermano, solo i loro sfoghi verbali, la loro rabbia e il loro desiderio di recarsi in Siria ad aiutare le vittime innocenti della guerra. Lui sarebbe andato in Siria ad aiutare il popolo, non ad aiutare l'ISIS o i terroristi, ma per farlo era inevitabile dover avere almeno un punto di contatto con queste persone. Su quello che hanno detto relativamente al Vaticano non è stata fatta alcuna domanda specifica dal giudice o dall'accusa. I quattro presunti jihadisti saranno ora trasferiti in altre carceri, in Calabria o in Sardegna, mentre prosegue l'esame dei materiali informatici, cellulari e personal computer sequestrati nelle loro abitazioni, nell'ambito delle indagini coordinate dal pool antiterrorismo di Milano. Un attacco a colpi di arma da fuoco è stato sferrato contro il cardinale nigeriano John Onaye Khan, vescovo di Abuja, mentre era di ritorno dalla città di Benin in auto venerdì scorso. Alcuni malviventi, riferisce la stampa locale, hanno attaccato la vettura mandando in frantumi i finestrini. L'autista del porporato tuttavia è riuscito a sfuggire all'attacco, il cardinale e gli altri passeggeri sono rimasti illesi. Il cardinale Onaye Khan, che non ha rilasciato dichiarazioni sull'accaduto, non più tardi di qualche settimana fa aveva rivolto un appello al governo nigeriano affinché si adoperasse il più possibile nel trovare strade e opportunità di accoglienza e reinserimento per chi, stanco di combattere, avesse deciso di abbandonare i terroristi di Boko Haram. E torniamo in Italia con una notizia che riguarda oltre 33 milioni di consumatori, ai quali entro qualche mese verranno cambiati i contatori dell'elettricità con nuovi lettori digitali intelligenti e high-tech. Vediamo come funzionano e quali saranno i benefici legati al loro arrivo. Silvia Vitelli. Sono passati appena 15 anni dall'introduzione dei nuovi contatori per l'energia elettrica e molti di meno per una buona parte degli utenti che hanno avuto la sostituzione soltanto in tempi più recenti. Eppure è già ora di cambiare di nuovo. Arrivano 37 milioni di nuovi contatori, quelli di seconda generazione. Rileveranno i flussi energetici ogni 15 minuti e misureranno continuamente la potenza. I dati saranno disponibili su base giornaliera. I contatori che abbiamo in casa erano invece progettati per rilevazioni mensili, seppure già in grado di distinguere i consumi per fasce orarie. Le società di fornitura avranno dunque un profilo più accurato dei consumi, potranno fatturare in maniera più aderente a quelli effettivi e sviluppare nuove offerte commerciali. Avanzati accorgimenti tecnici renderanno più difficile catturare i dati di consumo di utenze che non siano le nostre. Inoltre i nuovi contatori potranno ospitare banda larga e Wi-Fi, ma queste funzioni riguarderanno soltanto un futuro non troppo vicino. Per il momento aspettiamoci nuove offerte, anche in vista del 2018, anno nel quale non esisterà più il cosiddetto mercato di maggior tutela, quando cioè ogni famiglia dovrà scegliere una delle proposte del mercato libero. È stata celebrata ieri, 1° maggio, in tutte le chiese orientali, tra cui quelle ortodosse, la Pasqua di Resurrezione. Migliaia di fedeli ortodossi si sono ritrovati a celebrare la festa più importante per i cristiani. Nel racconto di Francesco Durante, i riti di Gerusalemme e Mosca. Vediamo. Il mio cordiale pensiero va ai nostri fratelli delle chiese di Oriente che celebrano quest'oggi la Pasqua. Il Signore risorto recchia tutti i doni della sua luce e della sua pace. Cristo sanesti. È domenica 1 maggio. Papa Francesco alla Regina Coeli rivolge il suo saluto ai fedeli che festeggiano la Pasqua con la frase greca Christos Anesti, Cristo è risorto, a cui ciascuno risponde Alitos Anesti, è veramente risorto. Hanno celebrato la Pasqua nella giornata del 1 maggio tutte le chiese orientali, tra cui le chiese ortodosse. Qui siamo a Gerusalemme, nella Basilica del Santo Sepolcro, costruita sul luogo indicato dalla tradizione come quello della crocifissione, unzione, sepoltura e resurrezione di Gesù. A guidare la Divina Liturgia è il patriarca greco ortodosso della città santa, Teofilo III. Il coro e l'assemblea cantano il tropario pasquale ripetendo la strofa «Cristo è risorto dai morti, con la morte calpesta la morte e ai morti nei sepolcri ridona la vita».
dal rito bizantino greco a quello bizantino slavo. A Mosca cambia la melodia, cambia la lingua, ma non il saluto pasquale, che è sempre Cristo è risorto, in russo Christos Vaskreas. Il gioioso annuncio riecheggia nella cattedrale del Santissimo Salvatore, scandendo la divina liturgia celebrata dal patriarca Kirill. Tra le centinaia di fedeli anche il presidente Putin, il primo ministro Medvedev con la moglie Svetlana e il sindaco di Mosca Sobyanin. Anche qui, proveniente dal Santo Sepolcro, è giunta la fiaccola con il fuoco sacro che si accende ogni sabato santo in modo ritenuto prodigioso. Ed è una Pasqua all'insegna della pace e della speranza in tutti quei paesi che vivono situazioni di guerra, ma anche laddove non c'è conflitto, come in Grecia. In questo giorno, dice Leonida, un pensionato di Atene, spero che tutte le persone possano gioire, che noi greci possiamo uscire dalla crisi in cui ci troviamo e tornare di nuovo in piedi. Solo pochi in questa Pasqua hanno potuto permettersi il tradizionale agnello alla brace. Migliaia di nuovi poveri, invece, sono stati costretti a fare la fila per ricevere un pasto gratuito. Ed è il momento del nostro TG Post. Questa sera continuiamo a parlare di lavoro, in particolare del lavoro che aiuta a guarire. Sergio Canelles ci racconta infatti la storia di un gruppo di donne con sofferenze psichiche che sotto la guida di medici volontari hanno saputo ricominciare, trovando una strada per rientrare nel mondo. Da qualche tempo infatti dirigono un laboratorio di sartoria al Casilino, nella periferia di Roma. Vi lascio ad un breve estratto, il TG Post arriva subito dopo la pubblicità, ma dopo il TG Post non andate via, perché torniamo in diretta insieme al nostro Giampiero Spirito e al suo Sport 2000. Questa sera si parlerà di calcio e fede con la Clericus Cup e vi mostreremo per la prima volta in televisione una miniatura molto particolare del Papa sportivo. Grazie allora per averci seguito e rimanete con noi.